Buongiorno e benvenuti, ben svegliati. Questa mattina andiamo di corsa perché parliamo di ben due manifestazioni podistiche molto importanti. Iniziamo con la 21 del Cima e poi con il secondo ospite affronteremo il tema di una classica delle maratone che è la Treviso Marathon. Do il buongiorno a Francesco Piccin, presidente di Atletica Silca Conegliano. Buongiorno e benvenuto. 21 del Cima, insomma, abbastanza intuitivo, è una maratona che si svolge a Conegliano, la città del Cima. Domenica. Sì, siamo prossimi, ormai manca qualche giorno per la chiusura delle iscrizioni. Conegliano, 8 febbraio, ore 10, partenza della mezza maratona di Conegliano, ormai siamo arrivati alla terza edizione. Da qui 21, sono i 21 da chilometri. Qui, sì, i 21 chilometri 0,97, ecco, appunto, la gara omologata FIDA all'internazionale, quindi stiamo parlando di una gara istituzionale, dove coloro che si dovessero avvicinare ancora iscrivere, e sarebbero i benvenuti, si ritroverebbero a un'iscrizione un po' limitata, nel senso che devono avere un certificato medico, agonistico, devono essere pronti, quindi sani e robusti a questa bella manifestazione. Certificato medico, mi scusi se la interrompo, certificato medico agonistico che cosa significa? Perché magari non si sa bene dove andare a farsi fare questo certificato, sì, poi si arriva all'iscrizione e si è cassati perché c'è molta confusione. Ovviamente chi è del settore conosce benissimo coloro che sono iscritti a dei club, delle associazioni, conosce benissimo che deve avere un certificato medico agonistico e quindi sa che per iscriversi a una qualsiasi società di atletica bisogna. Però andando nel dettaglio, tutti coloro che dovessero prepararsi e dire voglio aderire a questa manifestazione, a questa gara, dovrebbero andare a fare un esame cardiologico, un certo tipo di esame che è agonistico, significa subire una visita medica non da un medico di base ma da un medico sportivo. Ovviamente devono avere un timbro dell'ASL in modo tale che sia ufficializzato che questo ente possa omologare questa idoneità. Questa idoneità li permette poi di iscriversi a un club, quindi nel caso mio io sono Atletica Silca Conegliano, può essere proprio una società sportiva di questo tipo o anche ulteriori società sportive, e grazie a questi due fattori, cioè iscrizione a un club e certificato medico agonistico, possono aderire alla 21 del Cima. Questa... C'è tempo secondo lei in questi pochi giorni per ormai a domenica le iscrizioni sono chiuse, a meno che uno non sia già parte integrante di una società. L'iscrizione li chiudiamo giovedì, se uno vuole iscriversi alla gara e ha già il certificato medico agonistico lo può ancora fare, perché abbiamo fatto anche delle promozioni per tutti coloro che non hanno ancora una società sportiva. A 60 euro abbiamo dato la possibilità di iscriversi alla 21 del Cima e alla società sportiva. Mentre tutti coloro che vogliono iscriversi alla maratona, ma sono già iscritti a una società sportiva, possono tranquillamente, con la griglia dei 25 euro, iscriversi a questa manifestazione. Questo è molto importante perché uno dice ma questo regolamento è rigoroso, però assolutamente importante perché tutti si possono iscrivere ad una maratona, ma importante è che 21 chilometri li si faccia quando si è in buone condizioni fisiche e soprattutto quando si è allenati, perché altrimenti andiamo sia alla maratona, ma possiamo partecipare in mille altri modi. Sì, infatti uno dei dettagli, io poi vengo dall'agonismo perché facevo atletica anch'io, è non confondere la non competitiva della domenica con questa manifestazione. È qualcosa che un presidente di una società sportiva ama dirlo e ripeterlo, perché sono due cose ben diverse. La non competitiva della domenica è qualcosa di molto bello, che si fa con le famiglie, si fa anche seriamente, però non prevede nessun tipo di iscrizione, prevede un banale contributo a un'iscrizione del mattino e si fa in percorsi non omologati, in misure non omologate, e cioè, per ottenere quello che gli pare. Quello che fa, può camminare, correre, fare. Mi piace questa non competitiva. La non competitiva piace a molti, però è anche bello fare le cose seriamente. E questo è il mondo delle cose serie, della parte agonistica, della parte dell'atletica. L'atletica leggera
che è fatta di pista, è fatta di maratone, è fatta di mezze maratone, deve avere rispetto di qualcosa di formale. Questa forma è la misura perfetta, 21 km 097, un'iscrizione idonea, quindi con certificato medico e ovviamente la presentazione da parte di una società sportiva. Quindi abbiamo ragionato appunto sulle due opzioni, la 21 del CIMA, 21 chilometri, gara agonistica, gara professionale e la maratona non competitiva per tutti coloro che possono partecipare. Tornando alla 21 del CIMA, che valenza ha proprio anche in un piano di sportivo professionale e quali sono i nomi che si sono iscritti, che si possono anche ammirare nella falcata, nella pedalata, sì, perché sì. Poi il gesto agonistico è anche apprezzato e apprezzabile da semplici telespettatori o spettatori che sono ai bordi del percorso. L'idea nostra infatti è portare una città come Conegliano e quindi nella nostra provincia una gara internazionale dove poter far gareggiare dei grandi talenti, dei grandi atleti insieme accanto a tutti coloro che vogliono fare le cose seriamente ma non necessariamente devono rincorrere un tempo che deve primeggiare in Italia o nel mondo. Ovviamente cerchiamo di dare il giusto connubio tra i due atleti. Abbiamo quest'anno anche Curzi, Dennis, che è stato più volte agli europei e ha fatto gare internazionali, e questo italiano, e accanto abbiamo messo diversi keniani che lo sfideranno e che cercheranno di portare a casa un tempo che noi registriamo ormai da 3 anni come una delle manifestazioni delle gare, diciamo, di mezza maratona tra le più veloci, diciamo, a livello italiano. Quindi ecco che chi viene da noi cerca un circuito pianeggiante, un percorso ideale per fare il proprio personale. Questo vale ovviamente, l'abbiamo detto, per l'atleta agonista e vale anche per tutti coloro che cercano il proprio personale, che non deve essere necessariamente quello del primato mondiale o italiano, ma il proprio. E ma quindi una maratona, la caratteristica della 21 del CIMA, maratona quindi di velocità, non ci sono tratti, insomma, perché Conegliano ha ha delle sue morbide. Mi dispiace dirlo per il fatto che abbiamo le colline forse tra le più belle del Veneto, le nostre prealpi venete. C'è una Conegliano. Scarpinata al castello? No, ahimè, essendo omologata deve avere un percorso dove il differenziale tra partenza e arrivo è di pochi metri. Quindi si può definire una maratona di velocità? Sì, cioè, è il percorso di una maratona, infatti è anche propedeutica per tutti coloro che poi vogliono fare la maratona, è la maratona ad esempio di Treviso, e di conseguenza deve avere le stesse caratteristiche, deve avere un percorso piano, pianeggiante, con dislivello minimo tra partenza e arrivo, di conseguenza noi abbiamo fatto in modo di avere tutte le caratteristiche e questo permette di essere veloci e di avere un risultato finale, che poi ognuno sfida il proprio risultato l'anno successivo o grazie a questo risultato potrà iscriversi alle grandi maratone internazionali. Adesso io mi riferisco all'atleta che c'è in lei, sì. Ha un passato di agonismo. Lei prima ha citato i keniani, restano gli indiscussi signori del vento? Sì, soprattutto negli ultimi, diciamo, 10 decina d'anni, nel senso che io correvo 20 anni fa e 20 anni fa accanto a me c'erano atleti a livello internazionale italiani che hanno potuto dimostrare che non c'era il keniano, il marocchino, vicendo, ma erano atleti che potevano competere con loro. Negli ultimi 10 anni abbiamo visto una grande, apriamo le virgolette, fame da parte del mondo degli atleti internazionali e qualcosa meno invece nel nostro palmarès italiano. Questo perché gli italiani si allenano meno, nascono meno talenti, si corre di meno in Italia, si corre di più in Kenya, o perché comunque c'è un'evoluzione della specie che ha portato questa supremazia indiscussa dei keniani? Diciamo che è un po' una filosofia di vita e un po' quello che si vede anche nel mondo sociale. Oggi chi fa, diciamo, maratone, mezza maratone, il mondo dell'amatore, che è una
una figura in Italia molto presente, infatti noi a New York siamo presenti con 3.500 italiani nella maratona, quindi ci piace girare il mondo attraverso la corsa, ci piace frequentare anche l'Italia, ma cerchiamo di farlo in un'età che non è adeguata per raggiungere l'agonismo, nel senso che lo facciamo a 40 anni. Quindi benvengano gli amatori che vogliono correre per star bene, per cercare un proprio risultato, ma ahimè abbiamo perso una buona fetta di ragazzi di 16-17 anni e quindi che arrivano ai 20 anni che cercano l'agonismo in maniera profonda, nel senso rinunce. E cercare l'agonismo per cercare il risultato, cercare la medaglia. Forse perché correre è pesante, correre è faticoso. È fatica. Però perché a 40 anni invece improvvisamente ci si mette in gioco per questa fatica? Perché si ha il primo filo di pancetta e si vuole smaltire o perché ritornare ventenni? Io ricordo quando facevo agonismo a 18 anni, era difficile stabilire nell'arco di un mese qual era il tuo tempo libero e quello che non poteva essere il tuo tempo libero, ma era il tempo dell'agonismo. Ma non è così in tutti gli sport? Perché è un po' così. Perché la corsa penalizzata rispetto magari ad altre discipline? Perché la corsa determina un allenamento giornaliero per a livello agonistico enorme, quindi una fatica che ti porta poi a dover scegliere e rinunciare a tutto, mentre nell'ambito degli sport importanti come i giochi di squadra, però si chiama gioco, quindi c'è un comparto di attrezzatura, palla, pallone, via dicendo, che porta ad avere un appoggio da parte della squadra. Lo sport agonismo Quindi la socialità si inserisce anche nella squadra, nel gruppo. Invece l'agonismo nell'atletica identifica l'individuo, l'individualità. Quindi devi spesso allenarti da solo, devi spesso fare degli allenamenti con temperatura, freddo, pioggia, via dicendo, perché vuoi raggiungere degli obiettivi personalmente, non puoi contare su nessuno, non puoi contare di passare una palla che qualcuno te la porti avanti. Lì la palla sono le tue gambe, sono la tua fatica, la tua determinazione e soprattutto la testa. Questo porta a un imbuto dove chi fa agonismo è sempre meno e soprattutto perché è uno sport povero, uno sport dove si cerca la medaglia, si cerca l'Olimpiade, ma non si cerca l'aspetto economico, non è... Quindi non ha adeguati sponsor e quindi non no, è... diciamo che un uomo non può muovere una squadra, quindi il business di una squadra, di un club, può muovere delle sponsorizzazioni importanti. Però l'atleta singolo, dove anche nel ciclismo c'è l'individuo, no, come protagonista, perché le cose girano meglio? Perché in bicicletta si fa meno fatica, perché c'è più la cultura della due ruote, il pubblico si appassiona di più, figure come Mennea, Gelindo Bordin, ne potrei citare altri che hanno segnato un po' la storia della maratona mondiale. Non ultimo Baldini, Stefano Baldini con l'Olimpiade 2004. Sono due sport molto simili per quanto riguarda la fatica, per quanto riguarda l'idea di individuo. Diciamo che le due ruote aiutano molto, nel senso che andare in bicicletta è qualcosa che è anche spettacolare, porta a spazi enormi, a visitare territori, quindi ecco che chi guarda lo sport non deve guardare un anello di pista, non deve guardare un percorso, tra virgolette, monotono per chi lo sta guardando, perché la velocità è ridotta, sei a piedi, mentre la bicicletta riesce anche a trasferirti in territori diversi, montagna, mare, colline, e quindi diventa anche più spettacolare. Lei diceva la 21 del Cima è una maratona che anticipa poi la Treviso Marathon, perché le maratone sono una maratona di maratone, sì. Chi partecipa ha proprio un programma annuale, come funziona questo? Praticamente l'atleta, in questo caso sia l'agonista che l'amatore, cerca nell'arco di un anno di organizzare la propria agenda, perché deve allenarsi, deve fare il periodo pre-riposo, i lunghi, cosiddetti lunghi. Il campionato a punti. Sì, si può partecipare a quello, oppure anche singolarmente perché si vuole raggiungere il massimo risultato preparandosi attraverso delle tappe. Ecco che la 21 del Cima nasce 3 anni fa, ma segue un po' la maratona di Treviso, che ormai ha 11-12 anni di storia, e 3 settimane prima dell'evento Maratona di Treviso, che è il 1° marzo, un buon atleta può venire a Conegliano, fare i 21 km per provare la sua
il suo grado di allenamento, il suo momento per dire sono pronto, devo ancora fare delle rifiniture oppure posso passare direttamente alla maratona. Lei è pronto per la 21 del CIMA e per la Treviso Marathon? Perché indubbiamente lei parteciperà. E essendo presidente della società sportiva non posso partecipare, devo stare a controllare e a verificare che tutte le cose funzionino. Invece alla maratona di Treviso vedrò cosa fare, anche perché di mezzo, dopo vi racconteranno, c'è anche la 3x14, quindi volendo si può fare anche qualcosa di diverso. Io ringrazio Francesco Piccin, presidente atletica Silca Conegliano, la 21 del cinema e del cinema del CIMA domenica prossima a Conegliano. Subito dopo la pubblicità parliamo di un'altra maratona, la Treviso Marathon, tra pochissimo, grazie.